Infatti abbiamo capito che ci sono delle difficoltà. Lei sta facendo secondo lo stesso metodo che ha usato ieri? Ok. Aspetti che le passo il padre Sergio che forse le dà qualche indicazione tecnica. Pronto? Dice dove è più caldo, ma non è. Sì, dica. Aspetti che le passo il padre Sergio che forse le dà qualche indicazione tecnica. Non ho capito, c'è scritto? Non si può. Il medio rimane, ma non si può. Dica. Sì. La sento, dica, professore. Non ho capito, c'è scritto? Non si può. Il medio rimane, ma non si può. Allora, sì. Adesso lei è giù. Professore? Pronto? Sente? Adesso lei è giù. Ok, è davanti al Zoom, c'è l'acceso? Ok. Sente? Se si vede dentro, ma noi non la vediamo. Allora, esca, chiuda, faccia, termina con il coso rosso. Se si vede dentro, ma noi non la vediamo. Allora, esca, chiuda, faccia, termina con il coso rosso. C3, sì, esatto, quello lì. Clicchi sopra. C3, sì, esatto, quello lì. Sì, lanci, lanci, lanci. Siamo la merenda per lanci. Ma infatti noi non so perché io la sento dentro nelle casse, ma non la sentiamo qui, non la vedo qui. Non è che magari ha spento la telecamera? Aspetta, magari ha spento la telecamera.
madre Paola, gli hai dato la vita, gli hai generato in ogni uomo la speranza, che Dio è padre ed ama tutti noi suoi figli, che Dio è padre ed ama noi suoi figli, che Dio è padre ed ama noi suoi figli. Che Dio è padre ed ama noi suoi figli. Buonasera a tutti. A nome dei religiosi e delle religiose della Sacra Famiglia, do il benvenuto a tutti voi che siete collegati per partecipare alla presentazione della biografia storica di Santa Paola Elisabetta Cerioli, nostra fondatrice, scritta da Monsignor Goffredo Zanchi, sacerdote della diocesi di Bergamo, docente e studioso di storia della Chiesa. Avremmo voluto organizzare un convegno di studio per sottolineare degnamente la pubblicazione di quest'opera, come occasione anche per approfondire l'eredità spirituale di Santa Paola Elisabetta e il suo valore per la vita attuale delle nostre congregazioni e della Chiesa. Nei nostri intenti questo convegno non è annullato, è solo rimandato. Per il momento abbiamo programmato e vi abbiamo invitati questa sera a questo evento online, appunto per farvi conoscere, per presentare la nuova biografia della fondatrice, e vorremmo anche farvi gustare, se così possiamo dire, un anticipo di quello che il futuro convegno potrà donarci. Abbiamo scelto questa serata perché domani, 23 gennaio, ricorre la festa liturgica di Santa Paola Elisabetta Cerioli. Ora do la parola a Madre Diletta Moretti, consigliera generale delle Suore della Sacra Famiglia, per un saluto e un breve pensiero. Un cordiale saluto a tutti voi che ci state seguendo da parte mia e da parte della Superiora Generale Madre Gianfranca Beretta. Incontrarci in occasione della festa di Santa Paola Elisabetta Cerioli in via telematica è certamente una modalità inedita e per certi versi sicuramente limitante. Nello stesso tempo ci permette di raggiungere anche tutti coloro che a causa della distanza non potrebbero essere presenti di persona. In un brevissimo pensiero vorrei semplicemente sottolineare uno degli aspetti caratterizzanti il percorso che ci ha portato a questo momento. La nuova biografia che tra poco verrà presentata è stata voluta in comune dai padri e dalle suore della Sacra Famiglia, per esprimere l'unica radice delle nostre due famiglie religiose e per continuare insieme ad approfondire la conoscenza della figura della fondatrice, Santa Paola Elisabetta, della sua opera e del suo carisma. L'identità femminile e quella maschile esprimono l'incarnazione del carisma nel tempo e nella storia con particolarità proprie, ma che mirano ad attualizzare dinamicamente l'unico dono concesso dallo Spirito a Santa Paola. Come figli e figli della stessa madre, siamo lieti di rendervi partecipi di questo dono, perché la santità di Madre Cerioli possa essere sempre più conosciuta come espressione di quella tenerezza che si china sulle ferite dell'umanità. Ed ora la parola ai relatori e buon ascolto. Grazie Madre Diletta, che ci permette di sentire la comunione con tutte le nostre consorelle che ci seguono in questa presentazione. Da parte mia, a nome di tutti i confratelli della congregazione maschile, vorrei dare il saluto e anche brevemente dirvi da dove nasce l'esigenza
e quindi l'idea di questo lavoro che Monsignor Goffredo ha iniziato in nome dell'amicizia che ci unisce e che ha svolto per circa 3 anni, non solo con grande competenza, ma anche con crescente interesse e passione. Da molto tempo la Chiesa sta chiedendo agli istituti religiosi di ritornare alle fonti del loro carisma, per collaborare con la sua missione evangelizzatrice attraverso la loro specifica ricchezza. Da sempre la santità di Suor Paola Elisabetta ha illuminato la vita e le opere dei nostri istituti. In tempi recenti abbiamo riletto con rinnovata attenzione storica e teologica la ricchissima vicenda biografica della fondatrice e i suoi abbondanti scritti. Una tappa importante in questo cammino che ci ha ancora di più incoraggiato è stata la canonizzazione di Paola Elisabetta, avvenuta il 16 maggio 2004 ad opera del Papa San Giovanni Paolo II. La conoscenza della vita e della spiritualità e della pedagogia della fondatrice non è per noi qualcosa di accessorio, ma ci è necessaria per vivere la nostra vocazione. Ella è una pagina viva del Vangelo, come ci ha ricordato Papa Benedetto nel documento Verbum Domini, dove dice: ogni santo costituisce come un raggio di luce che scaturisce dalla parola di Dio. In tempi più recenti Papa Francesco ha invitato le congregazioni religiose a guardare il loro passato con gratitudine. Scrive il Papa nella lettera indirizzata ai religiosi per l'anno della vita consacrata nel 2016. Ogni famiglia religiosa ricordi i suoi inizi e il suo sviluppo storico. Raccontare la propria storia è indispensabile per tenere viva l'identità, così come per rinsaldare l'unità della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri. Si tratta di ripercorrere il cammino delle generazioni passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti, i valori che le hanno mosse, a iniziare dai fondatori, dalle fondatrici e dalle prime comunità. Fin qui la citazione del Papa. In questo ritorno alle nostre fonti è emersa con sempre maggiore chiarezza la necessità di uno studio storico che ricostruisse con la massima precisione la vita e l'opera di Costanza Cervioli e le inserisse con cura nella trama della storia civile e religiosa delle province e delle diocesi di Cremona e di Bergamo durante il secolo XIX. Se questa è la genesi, la causa di questo studio, qual è il suo obiettivo? In primo luogo, naturalmente, permette al lettore di conoscere in modo approfondito e documentato la vita e l'opera di Santa Paola Elisabetta. Ma non si ferma qui. Esso costituisce una tessera importante, che ancora mancava, per la conoscenza della storia della Chiesa bergamasca e cremonese del 1800. Infine, e credo sia la cosa più importante, questa nuova narrazione della storia della fondatrice aiuta i nostri istituti maschile e femminile a comprendere sempre meglio la loro identità ecclesiale e a trovare le strade nuove per vivere e testimoniare il Vangelo della paternità di Dio per i piccoli e gli orfani, come Santa Paola ha fatto nelle circostanze del suo tempo. Per questo siamo davvero grati a Monsignor Goffredo che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo da noi molto desiderato e atteso. Ed ora, prima di introdurci alle brevi relazioni che ci descriveranno il contesto storico e pedagogico in cui ha vissuto la fondatrice, e poi prima di sentire la parola dell'autore che ci racconta della sua esperienza, vogliamo ricordarvi in modo molto breve le tappe cronologiche principali della vita della nostra fondatrice. Costanza Onorata nasce a Soncino, Cremona, nel 1816, dai conti Francesco Cerioli e Francesca Corniani,
ricchi proprietari terrieri. Dopo aver ricevuto l'educazione riservata alle figlie dei nobili nel monastero delle Visitandine di Alzano, in Bergamo, a 19 anni i genitori la concedono in sposa al nobile Gaetano Busecchi Tassis, di 58 anni di età. Pertanto si trasferisce nel suo palazzo di Comonte Seriate. Dei 4 figli nati da questo matrimonio, solo Carlo sopravvive ai primi mesi di vita e viene educato con grande amore materno da Costanza. Ma anch'egli muore a soli 16 anni, nel 1854, anno in cui pure muore il marito. Rimasta sola, Costanza si dedica a soccorrere le sofferenze dei poveri del suo circondario, finché nell'aprile del 1855 accoglie nel suo palazzo un'orfana di Seriate, Adele, di 7 anni, per offrirle le sue cure di madre. Sarà la prima di una lunga serie. Pian piano si uniscono a lei alcune giovani disposte a condividere il suo progetto educativo, a partire da Luigia Corti, sua fedele compagna e prima superiora generale dopo di lei. Con Suor Luigia, Costanza inizia anche l'opera delle scuole di carità per offrire alle bambine povere del circondario i primi rudimenti dell'istruzione scolastica. Intanto Costanza abbandona ogni segno di ricchezza e di nobiltà per farsi vicina alle sue nuove figlie. Con la guida di Monsignor Valsecchi, rettore del Collegio Sant'Alessandro, dove il figlio Carlo aveva studiato, e di Monsignor Speranza, vescovo della diocesi di Bergamo, scopre la vocazione a diventare madre di altri figli poveri, senza famiglia e senza educazione. Nel dicembre 1857 inizia in Comonte la prima comunità delle Suore della Sacra Famiglia, alla quale seguirà quella di Villa Campagna e Soncino nel 1862-63 e quella di Leffe nel 1863. Sempre con l'aiuto di Monsignor Speranza e Valsecchi, nel novembre del 63 inizia a Villa Campagna, diocesi di Cremona, la prima comunità dell'istituto maschile, con la collaborazione di Giovanni Capponi, che diventerà il primo religioso della congregazione. Costanza, divenuta Suor Paola Elisabetta, muore il 24 dicembre 1865 all'età di 49 anni. Il 19 marzo 1950 il Papa Pio XII la proclama beata. Il 16 maggio 2004 San Giovanni Paolo II la proclamò santa. In Italia le congregazioni religiose dell'Ottocento, tra cui appunto quelle fondate da Santa Paola Elisabetta, hanno avuto un ruolo molto importante nello sviluppo dell'educazione e della scuola, per alcuni versi anticipando e ispirando anche il ruolo che successivamente assumerà lo Stato. Ci parla sinteticamente di questo contesto il professor Roberto Sani, ordinario di storia dell'educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell'Università degli Studi di Macerata. Il tema che sviluppa è il seguente: congregazioni religiose ed educazione nell'Ottocento Lombardo. La parola al professor Roberto. Nell'avviare la riflessione sul tema che mi è stato assegnato, prenderei le mosse da un fatto particolarmente importante, ovvero la notevole fioritura a partire dall'inizio dell'Ottocento di nuovi istituti religiosi, soprattutto femminili. Un fatto che ha rappresentato indubbiamente uno degli aspetti di maggiore novità e rilievo nel quadro della vita ecclesiastica e dell'esperienza religiosa e spirituale della società post-rivoluzionaria.
un fatto che, pur caratterizzandosi fin dal principio come un fenomeno di portate e di dimensioni europee, pure ha assunto nella nostra penisola aspetti e caratteri peculiari. E nei territori sottoposti all'epoca al dominio dell'impero austriaco, come la Lombardia e il Veneto, una vera e propria centralità. Tra il 1800 e il 1860, infatti, delle oltre 149 congregazioni religiose fondate nella penisola, circa la metà vide la luce nell'Italia settentrionale, e di queste ben 43, ossia quasi un terzo del totale, sorsero in quello che veniva all'epoca definito il Lombardo Veneto. La scomposizione di quest'ultimo dato sulla base della distribuzione regionale mostra come la Lombardia, con i suoi 24 istituti rispetto ai 19 del Veneto, abbia rappresentato l'area di maggiore fioritura delle nuove fondazioni religiose. Un primato che essa conserva, peraltro, anche se si prende in esame l'intero corso del secolo XIX, durante il quale furono complessivamente una cinquantina gli istituti religiosi sviluppatisi nella regione. Tra questi, l'Istituto della Sacra Famiglia, fondato nel 1857 a Comonte, nella diocesi di Bergamo, dalla giovane Paola Elisabetta Cerioli. Allora possiamo dire che le nuove fondazioni religiose lombarde lessero fin da principio come ambiti privilegiati e talora esclusivi del loro operato, quelli compresi nella vasta gamma dell'assistenza alla gioventù povera e diseredata, del recupero dei minori pericolanti e maggiormente a rischio dal punto di vista morale, della cura degli orfani, dei disabili e dell'infanzia abbandonata, dell'istruzione ed educazione civile e religiosa dei fanciulli e ragazzi da ambo i sessi e delle diverse classi sociali, per i quali istituirono scuole, convitti, collegi, educandati, corsi di formazione professionale e di avviamento ai mestieri artigiani e al lavoro agricolo, e infine della catechesi e dell'animazione cristiana della gioventù nelle parrocchie. L'opera assistenziale ed educativa nei riguardi dell'infanzia e della gioventù di queste nuove congregazioni religiose si rivelò fondamentale per più ragioni, specie nel corso della prima metà dell'Ottocento. Basti dire che a cavallo tra 7 e 800 i governi assolutistici prima e l'esperienza rivoluzionaria napoleonica in seguito avevano modificato radicalmente in tutta Europa il volto della Chiesa, riducendo fortemente o impedendo del tutto l'attività pastorale, assistenziale ed educativa della Chiesa stessa. Si pensi ad esempio alla soppressione degli antichi ordini monastici maschili e femminili e degli istituti religiosi tradizionali, gesuiti, somaschi, scolopi, barnabiti, allo scioglimento delle confraternite laicali, alla forzata chiusura di numerosi luoghi pii per l'assistenza e l'educazione dei minori, tipo educandati, conservatori femminili, orfanotrofi, collegi e scuole confessionali. A fronte del venir meno dell'operato della Chiesa su questo versante, la situazione economica e sociale della penisola, sempre a cavallo tra 7 e 800, divenne particolarmente critica. La fase seguita al ritorno nel 1815 della Lombardia sotto il dominio austriaco, infatti, fu caratterizzata da notevoli rivolgimenti nel settore agricolo e dal più generale manifestarsi di una rapida e profonda evoluzione della struttura e dei sistemi produttivi tradizionali, due fenomeni destinati a ripercuotersi massicciamente sulle condizioni di vita e sul costume delle popolazioni. La stagione post-napoleonica innanzitutto si aprì sotto il segno della carestia. Tra il 1815 e il 1820, riguardo la sequela di cattivi raccolti, produsse effetti dirompenti il rialzo del prezzo del grano e degli altri generi di prima necessità, l'aumento della disoccupazione agricola, l'espulsione dai fondi agricoli dei piccoli proprietari terrieri, l'incancrenirsi del pauperismo e della fame diffusa, ad aggravare ulteriormente la situazione delle campagne lombarde e a rendere ancora più critiche le già precarie condizioni delle popolazioni rurali, contribuirono anche il rapido diffondersi di una serie di epidemie dagli effetti dirompenti, come quelle
della malaria, del vaiolo, della tubercolosi e soprattutto del tifo petecchiale che tra il 1816 e il 1817 si propagò con inusitata virulenza in tutta l'area padana, mietendo vittime a migliaia e migliaia. E ancora, il dilagare in quelle aree dove l'alimentazione contadina era pressoché esclusivamente a base di mais, del morbo della pellagra, che ancora i nostri nonni ricordano come uno spettro drammatico. La comparsa infine, verso la metà degli anni 30, di un'epidemia fino ad allora sconosciuta nella penisola, il colera, che dalle campagne si sarebbe ben presto propagato nelle città, facendo registrare nella sola area lombarda quasi 60.000 casi di contagio. Indubbiamente le carestie, il propagarsi delle epidemie e più in generale la diffusa tendenza dei proprietari terrieri a preferire l'assunzione temporanea di salariati piuttosto che di lavoratori dipendenti stabili per il lavoro dei fondi agricoli contribuirono ad incrementare dopo il 1815 il fenomeno dell'abbandono delle campagne da parte delle fasce più misere e indigenti del mondo contadino, accelerando in tal modo quel processo di urbanizzazione già innescatosi negli anni delle guerre napoleoniche. Tra le conseguenze più dirette ed evidenti del nuovo corso deve essere posta la diffusione nelle città di sempre più larghe sacche di disagio e di miseria, per la comparsa di un pauperismo dai tratti nuovi e dalle dimensioni sconosciute nei secoli precedenti. Un pauperismo che ebbe come protagonista un'umanità composita e dolente di uomini, donne e fanciulli, i quali dalle campagne si riversarono incessantemente nei grandi centri urbani alla ricerca di un'occupazione stabile, di condizioni migliori di vita, di una sistemazione meno precaria di quella che avevano abbandonato. È proprio nei riguardi di questo esercito di nuovi poveri e in particolare della fascia dei più giovani tra di essi, generalmente privi non solo di ogni mezzo di sostentamento, ma anche delle conoscenze e delle abilità atte a favorire una loro positiva integrazione nella realtà urbana, che si dispiegò l'opera assistenziale ed educativa dei nuovi istituti religiosi. Il progetto che anima le nuove congregazioni maschili e femminili e che alimenterà il loro operato in campo assistenziale ed educativo può essere riassunto nella ben nota e icastica formula del salvare le anime. Salvare le anime. A più riprese ribadita e rilanciata questa formula negli scritti e nelle corrispondenze delle fondatrici e dei fondatori di tali istituti religiosi. Ma quali nuovi e impegnativi significati assunse per questi religiosi che operarono nella società post-rivoluzionaria dei primi decenni dell'Ottocento una formula dal carattere così tradizionale e onnicomprensivo da risultare ormai quantomeno generica come salvare le anime? Quali nuovi significati assunse? Ecco, le fondatrici e i fondatori dei nuovi istituti religiosi intuiscono che in una società sempre più segnata dalla trasformazione economica e sociale, dallo sradicamento dalle campagne e dalla crescente frammentazione della vita nei centri urbani, dal delinearsi di ampie sacche di disagio e di precarietà tra le giovani generazioni, salvare le anime vuol dire non solamente farsi carico di un'essenziale formazione e cura religiosa della gioventù, ma anche e soprattutto ricomporre i frammenti di esistenze precarie segnate sovente dall'abbandono, dalla miseria e dall'ignoranza, in un vero e proprio progetto di vita capace di reintegrare i singoli soggetti nella dimensione comunitaria, restituendo loro un ruolo e una dignità sul piano sociale e civile, rendendo possibile la maturazione di un autentico sentimento di identità e di appartenenza. Sotto questo profilo, l'onesto cittadino e il buon cristiano si configurano davvero come le due dimensioni strettamente intrecciate di un unico progetto formativo, rivolto alle giovani generazioni e all'intera società.
di cui allora la sorprendente attualità di una presenza e di una testimonianza capace di incidere non solo nel passato, l'Ottocento di cui abbiamo parlato, ma anche in questo nostro tempo caratterizzato da nuove e sempre più complesse sfide. In fondo la grande sfida anche oggi per noi e per le congregazioni religiose che ancora continuano a operare nel nostro tempo è quello di fare accanto al buon cittadino, cioè a colui che vive nella società, anche il buon cristiano e di costruire insieme queste due dimensioni all'interno delle giovani generazioni. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei, professor Roberto. Il quadro storico che ci è stato presentato ci fa comprendere che esiste un profondo legame tra la vita della Chiesa e la vita della società civile. Per capire i santi dell'educazione dell'Ottocento è di grande aiuto avere qualche coordinata, qualche idea sul quadro della pedagogia del secolo XIX. Ci aiuta in questo il professor Domenico Simeone, preside e docente della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della cattedra UNESCO Education for Human Development and Solidarity Among Peoples. Il professor Domenico ci offre alcuni spunti pedagogici delle realtà educative dell'Ottocento. Professor Domenico, a lei la parola. Buonasera e grazie per questo invito. Vi ringrazio perché è stata per me anche l'occasione per conoscere più da vicino la vostra fondatrice e ho trovato degli aspetti molto molto interessanti. E credo che fare memoria sia importante anche per l'oggi, per compiere delle scelte che ci orientino verso il futuro. E il lavoro che il professor Don Goffredo Zanchi ha fatto è un lavoro prezioso, perché di una vita così intensa, seppur breve, noi abbiamo tessere di un mosaico più ampio e lui è riuscito a farcene cogliere il disegno complessivo. A me pare che l'opera di Paola Elisabetta Cerioli può essere a buon diritto inserita in quella che è stata definita la carità educatrice, come recita il titolo di un volume del professor Luciano Caimi sulle congregazioni religiose nate in Lombardia nell'Ottocento. È stato questo un periodo straordinario, in modo particolare per la nostra terra, per la nostra regione. Sono moltissime le congregazioni religiose nate nell'Ottocento che ancora oggi offrono la loro attività, la loro azione educativa a favore di chi è più povero, di chi è più emarginato, di chi ha bisogno di un aiuto e di un sostegno. Mi sono chiesto quali sono le caratteristiche di queste opere che troviamo anche nell'azione di Paola Elisabetta Cerioli, una donna che in 10 anni di attività in questo ambito ha fatto delle cose straordinarie. E mi pare di poter individuare questi aspetti fondamentali. Io non sono uno storico, quindi non ho la pretesa di fare un'indagine storica e non ho la capacità di analisi raffinata che avete sentito esprimere dal professor Roberto Sani. Però dal punto di vista pedagogico mi sembra che ci siano alcuni elementi importanti in queste
attività che nascono dall'iniziativa di persone attente alle esigenze del contesto in cui vivono, che io riassumerei così. Da un lato, la carità. La carità è un elemento fondamentale che nasce dall'essere convocati, provocati dalle condizioni di bisogno, di necessità delle persone che venivano incontrate. E la carità nasce da questo desiderio di potersi spendere per gli altri, di poter fare qualcosa per gli altri. Ma un altro elemento che si coniuga con la carità è la creatività. È la capacità di dare risposte originali a bisogni urgenti. Parlo di queste caratteristiche perché credo che anche oggi potrebbero essere riscoperte, forse ci sarebbe la necessità anche di riscoprirle. Il terzo elemento che mi sembra importante e che è una caratteristica anche proprio di questo nostro contesto sociale e culturale è la pragmaticità. La capacità di trovare delle risposte concrete, di organizzare delle attività, di strutturare delle realtà. E la quarta è l'intraprendenza. Il non avere paura a mettersi in gioco, a rischiare qualcosa di personale. Ma tutte queste caratteristiche nascono, trovano ispirazione da una dimensione spirituale e ideale che poi si incarna, che poi si trasforma in azione. È da qui che nasce, a mio avviso, il carisma pedagogico di molte congregazioni sorte in questo periodo. Ed è in questo periodo che emerge la consapevolezza di quanto è fondamentale l'educazione. E come giustamente è stato detto anche nell'introduzione, anticipando l'azione dello Stato. In qualche modo, anzi, io credo, suscitando l'azione dello Stato. Ma c'è un aspetto particolare che mi ha colpito nell'esperienza, nella biografia di Paola Elisabetta Cerioli, che ci dovrebbe far riflettere oggi. E qui vengo invece a qualche osservazione più puntuale che prendo dalla vita della Santa Fondatrice e che mi è stata suggerita anche da alcune pagine del libro di Don Goffredo Zanchi. È l'esperienza che nasce da una situazione di sofferenza. La perdita dell'unico figlio sopravvissuto e poi la perdita del marito nello stesso anno provocano un dolore che avrebbe potuto indurre la santa a ripiegarsi su se stessa, a chiudersi. E invece questa diventa un'occasione generativa. Si lascia abitare dallo Spirito e apre non solo la sua casa, ma anche il suo cuore a una nuova avventura educativa. Lo dico perché nella situazione che stiamo vivendo proprio in queste settimane credo che sia importante sperimentare, scoprire come anche da una situazione di dolore, come anche da una situazione che sembra chiusa alla speranza, possa invece germogliare un seme di speranza e di una speranza affidabile. E qui prendo spunto da alcune pagine che ci propone Don Goffredo Zanchi quando parla del recupero del ruolo di madre da parte di Costanza Cerioli. E mi sembra che ci sia una lettura interessante, perché è proprio da qui che nasce il suo impegno educativo. Vi leggo un breve paragrafo di una lettera che la Cerioli manda a Monsignor Speranza il 19 marzo del 1857, quindi in vista della approvazione anche della congregazione,
e così scrive: avendomi il Signore nella sua grande misericordia privata dell'unico mio figlio, al quale aveva troppo attaccato il mio cuore e gli affetti, e nella sua sempre, sempre ammirabile provvidenza, disposti gli avvenimenti e determinata la mia volontà a farmi madre invece di altri poveri figli, orbidi genitori e privi di sostanze come ad ogni mezzo di educazione civile e religiosa, mi ispirò la risoluzione d'aprire la mia casa in Comonte, d'offrire le mie sostanze, le mie cure e attenzioni a orfene figlie, eccetera. Ecco, da qui, da questa esperienza, nasce questo seme educativo. Di che cosa si sostanzia? Di alcune cose che Don Goffredo richiama in queste poche pagine, ma in modo efficace. La prima, l'accoglienza. Scrive Don Goffredo: il primo gesto della madre è l'accoglienza generosa del figlio, il quale acquista la certezza di essere tale proprio in questo atto di amore senza riserve. E l'atto educativo è un atto di accoglienza, senza riserve, senza discriminazioni. E come ogni madre, la Cerioli è attenta a una dimensione anche fisica. Ci sono delle pagine molto belle dove lei invita le sue compagne a una cura fisica di queste ragazze, a pulire, a lavare il loro corpo. E poi questo stile di madre è ravvisato nella condivisione, nella capacità di creare un clima di fiducia perché le ragazze si potessero aprire, potessero condividere le loro preoccupazioni, i loro affetti con le loro educatrici. E poi il suggerimento di partecipare ai loro giochi per migliorare la loro conoscenza e conquistare le loro confidenze. E ancora l'avere degli obiettivi educativi duraturi, cioè amare i propri doveri. Andando avanti ancora rapidamente, perché non voglio rubarvi troppo tempo, è interessante l'osservazione del non eccedere negli interventi, che invece devono essere mirati, puntuali, devono in qualche modo non inibire e non sacrificare il senso di autostima di queste ragazze. Correggere e castigare poco, lei precisa. Solo verso due aspetti è inflessibile, e sono la disobbedienza e la falsità, che sono due dimensioni che dicono di una relazione non autentica, di un rapporto che non favorisce l'incontro, e suggerisce agli educatori di non agire in stato di alterazione. Cosa vuol dire? L'educazione non è la reazione a una situazione, ma invece è abitata da un'intenzionalità educativa che non mette al centro l'educatore, ma l'educando. E allora è questa azione educativa che si ispira alla Sacra Famiglia è un dono di carità che prevede anche il perdono. Il perdono che è una conversione del cuore, è la capacità di non perdere la possibilità di vedere l'umanità dell'altro, di non perdere la speranza di fronte anche all'errore dell'altro. Ecco, vi ho detto queste cose in modo anche un pochino disordinato e me ne scuso, ma solo perché credo che siano questi alcuni aspetti di una grande attualità anche oggi, che ci parlano di una storia che non può rimanere relegata nell'Ottocento, ma che ancora oggi porta con sé una sua fecondità che noi siamo chiamati ad accogliere e a moltiplicare. Grazie per il vostro ascolto. Grazie a lei, professore, e di fatto ci ha fatto percepire che lo studio della storia parte sempre dal nostro presente, dalle attese che abbiamo e che la vita di oggi suscita nei confronti di chi è chiamato ad educare. Credo che questi due interventi, permettetemi di dire, preparatori,
ci hanno di fatto permesso di sviluppare una certa curiosità nell'ascoltare Don Goffredo, che è l'autore appunto di questo libro. Don Goffredo è docente di storia della Chiesa nella scuola di teologia del seminario di Bergamo ed è autore di biografie storiche di diversi santi e sante anche della terra bergamasca del secolo XIX, tra cui merita un ricordo quella di Teresa Verzeri, che ha avuto un ruolo importante nella formazione religiosa di Suor Paola Elisabetta. Ebbene, a lui diamo la parola, ci intratterrà con questo tema, la Cerioli, nella chiesa, nella storia e nella chiesa di Bergamo. Sappiamo che non è possibile concentrare in 10 minuti, 15, il lavoro di 3 anni, quindi stiamo chiedendo davvero uno sforzo grande a Don Goffredo per stimolare in noi l'interesse per poi affrontare personalmente la lettura del testo. A lei la parola, Don Goffredo. Ringrazio padre Marco, ringrazio i relatori che mi hanno preceduto prima, per le che ho ascoltato con molto interesse, per le dotte e illuminanti relazioni che hanno fatto. La relazione del professor Simeone mi ha aiutato a riscoprire alcune cose, alcuni aspetti che mi stavo dimenticando, ecco, anche perché la composizione della biografia ha esigito un certo numero di anni e poi, essendo da qualche mese occupato in altre ricerche, l'età e il venir meno un po' della memoria mi toglie, contribuisce a rendere più diluiti i ricordi di fatiche recenti. Ecco, quello che mi ha più impressionato, che mi ha in qualche modo esaltato, ecco, della figura della Cerioli, è il fatto che lei ha trovato due guide del cattolicesimo bergamasco, due guide fondamentali, Monsignor Speranza e il canonico Valsecchi, diventato poi a sua volta vescovo coadiutore di Monsignor Speranza, i quali venivano dal collegio, dal benemerito collegio apostolico, di cui tratto alcune linee, ecco, nella introduzione del libro, nel capitolo introduttivo, e che avevano avevano accompagnato proprio Teresa Verzeri, che forse è la santa bergamasca più importante, un po' il punto di riferimento, è stato il punto di riferimento della Cerioli, è stato il punto di riferimento anche della Comensoli. E e Costanza Cerioli, dopo essere rimasta priva del figlio e vedova, sente molto forte il richiamo alla vita religiosa e viene indirizzata da Speranza e soprattutto da Speranza, che nell'anno, diciamo, in cui deve decidere il suo futuro, è da lui guidata. E la porta, diciamo, le fa compiere un corso di esercizi di riflessione presso le figlie del Sacro Cuore, che le facevano un po' la corte, visto che era una signora che aveva delle notevoli ricchezze e era anche una signora di grande capacità, di grande sensibilità spirituale, come effettivamente era. Divenne amica di madre Giovanna Francesca Grassi, che è stata la prima madre generale dopo la morte di Teresa Verzeri, che avvenne nel 1852, quindi era appena morta. Teresa Verzeri conosce bene l'esperienza delle figlie del Sacro Cuore. Diciamo che l'impostazione generale
della congregazione religiosa femminile, soprattutto perché le figlie del Sacro Cuore hanno solo il ramo femminile, la impostazione che Costanza Cerioli dà alle religiose della alle religiose della Sacra Famiglia è grosso modo la stessa di Teresa Verzeri. Dal punto di vista delle attività, tra l'istituto di Teresa Verzeri e l'istituto della Sacra Famiglia non esiste una grande differenza. Ma la differenza è data dall'ambiente in cui la Cerioli vuole operare. L'ambiente contadino, l'ambiente delle campagne, che lei conosceva molto bene fin dall'infanzia, era figlia di ricchi proprietari terrieri. Questo ambiente contadino aveva imparato bene a conoscerlo perché la madre la accompagnava a visitare le case delle persone più povere. La madre, un po' austera, e di questo la Cerioli ha sofferto e non vorrà che nelle sue case ci sia l'austerità per cui lei soffrì nel suo rapporto con la madre. Però la madre la portava a visitare i poveri. Quando morì, sua madre fu chiamata dai soncinesi la madre dei poveri. E lei continuò questo suo stile anche prima di rimanere vedova. Conosceva bene la realtà delle campagne e diceva che le faceva una grande... che non riusciva a sopportare, perché a sopportare sapere che c'erano dei figli abbandonati, dei giovani, degli adolescenti, dei ragazzi che vagavano nelle campagne senza un posto sicuro e che spesso dormivano sui fienili. Dopo aver fondato appunto le case per le ragazze, per le orfane contadine, vuole anche fondare una casa per i figli, per i ragazzi, perché conosce che anche la loro situazione è disperata. Quindi conosce bene il mondo contadino e lei vuole impegnare le religiose e i religiosi unicamente in questo mondo. Dice: gli ambienti della città, gli ambienti borghesi, gli ambienti, diciamo, le periferie delle città sono già in qualche modo coperte da altri istituti. Nessun istituto si preoccupa dei contadini. E quando Monsignor Speranza la chiama e le dice: allora cosa hai deciso, che cosa senti nel tuo cuore? Se faceva l'esame di vocazione secondo lo schema ignaziano, in cui uno è chiamato a far emergere quello che sente in profondità. Che cosa senti in profondità? Che cosa è emerso in questi tuoi giorni di riflessione e di preghiera? È emerso che per me le figlie del Sacro Cuore, anche se si preoccupano delle povere, è un istituto troppo alto in cui non mi ci trovo. Io voglio qualcosa di più basso, di più umile. Voglio scegliere gli ultimi. E gli ultimi sono i più poveri della classe più povera, che è quella dei contadini. E grande scoperta e motiva, diciamo, questa sua tendenza su forti motivazioni spirituali, che sono, diciamo, direi di sapore francescano, cioè la scoperta, prendere come modello il figlio di Dio che si fa uomo, il figlio di Dio che è il creatore, che si fa creatura, che è ricco, che si fa povero e viene a condividere nella povertà, nella umiltà, la condizione umana. Ecco, ci sono bellissime frasi che lei scrive nelle sue lettere, ma ancor più bellissime frasi
conservate da madre Luigia Corti, a cui Monsignor Valsecchi aveva detto: mi raccomando, devi raccogliere tutte le espressioni, tutti gli insegnamenti che madre Elisabetta dice a voi suore, perché Monsignor Valsecchi aveva capito che il suo lascito spirituale era molto ricco, molto importante, e l'incarnazione del figlio visto però in un momento particolare della sua vita, cioè il momento di Betlemme e di Nazareth, appunto quando Gesù vive nella Sacra Famiglia. Ci sono i due bellissimi brani che Cerioli, che Santa Paola scrive e offre come meditazione a se stessa, alle suore e ai padri, cioè la contemplazione, l'invito a visitare Betlemme e l'invito a visitare Nazareth. E si può dire che Nazareth, soprattutto caratterizzata dalla povertà, dall'umiltà, beh, Betlemme insiste sul fatto che Gesù bambino non incontra i dotti, i sapienti, ma incontra la gente più umile, i pastori, come Paola e Elisabetta incontrerà le contadine, per educare le quali bisognava abbassarsi al loro stato, che era uno stato infimo. Poi ancora umiltà, silenzio, poi laboriosità, serenità, che si mantiene non aspirando ai mestieri, alle funzioni più alte, ma che si esprime in un atteggiamento di servizio per tutti, pronti anche a mettere a discussione le proprie funzioni, che magari provocano un certo prestigio, per accogliere i servizi più umili. E lei mette la Sacra Famiglia come, e poi l'ambiente di famiglia, che significa serenità, che significa gioia, una gioia non smodata, ma una gioia autentica. Per esempio la Cerioli inizialmente vuole mantenere un po' alta la dignità delle suore, no? Le suore devono mantenere un atteggiamento più nobile, non possono giocare con le ragazze, non possono saltare, no, non possono compromettersi molto, devono mantenere la loro dignità. Poi comprende che invece questo è necessario per entrare in rapporto con loro, anzi le prime che forse hanno bisogno di sfogarsi un po' sono proprio le novizie e le suore giovani, e di fronte a un superiore un po' rigida che si scandalizza dice: ma lasciale sfogare, hanno solo questo, per cui tutto questo è importante, lo sfogo è importante per il loro equilibrio psicologico. E poi la laboriosità, che per una suora diventa esercitare il lavoro di contadina, assistere le figlie, sobbarcarsi anche a delle mansioni che allora erano viste come poco dignitose per una religiosa. In realtà la Cerioli dice: no, l'agricoltura è il mestiere più nobile, più, anzi la degenerazione umana, la corruzione della civiltà viene dall'abbandono della campagna. Bisogna che l'arte agricola ritorni nel suo primitivo splendore, sia fatta amare, perché dal rilancio dell'attività agricola dipende il rinnovamento della società, ed evita appunto il fenomeno dell'urbanesimo. C'è un po' la visione che la vita di campagna favorisce la religiosità e la moralità, mentre invece la vita di città corrompe. Ecco, questo è uno degli scopi della Cerioli, e quindi lei appartiene anche a questo filone, ecco, di
esaltazione della vita agricola che risaliva, che era tradizionale, ecco, nella storia della letteratura anche dei secoli antecedenti, pensiamo all'Arcadia. Però ecco, c'è anche una pragmaticità che è molto importante, cioè non è un ritorno alla agricoltura come mondo ideale, è un mondo di fatica ma anche un mondo di competenza. Lei scrive un catechismo agrario, è attenta, vuole che le ragazze e i ragazzi siano istruiti tecnicamente perché questa agricoltura produca maggiori frutti che vadano quindi, che servono poi anche per migliorare la situazione economica e morale delle famiglie. Mi ricordo che Monsignor Speranza, in un testo scritto sempre sulla Sacra Famiglia alcuni anni dopo, dirà che per esempio l'azienda di Villa Campagna, condotta dai maschi, si affermò a Soncino proprio per la eccellenza dei suoi prodotti agricoli, per il miglioramento produttivo dei suoi prodotti agricoli. Quindi non è solo quella di Santa Paola, il sogno di un'Arcadia, di una campagna idilliaca, ma anche c'è il pragmatismo di una donna che sa che bisogna sudare, bisogna impegnarsi e bisogna applicare anche le tecniche moderne per ottenere frutti migliori. Ecco, lei pensa, lei ha questa visione, intervenire per ridare dignità al lavoro della campagna per un miglioramento globale della società. Questo è quello che esprime nel 1857 in un altro suo piccolo breve brano ma molto importante che si chiama Impianto. Grazie Don Goffredo, naturalmente ci rendiamo conto che questo poco tempo è bastato solo per accendere di nuovo l'interesse e la consapevolezza del valore storico, pedagogico e spirituale di questa donna dell'Ottocento. Siamo giunti così alla conclusione di questo nostro collegamento. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito. Ascoltiamo ancora brevemente, proprio due minuti, un video che la professoressa Laura Invernizzi dell'editrice Glossa ci ha inviato, nel quale ci ricorda brevemente la mission di questa editrice e della collana nella quale il libro della biografia della fondatrice è stato accolto. È un onore per Glossa poter intervenire brevemente a questa presentazione del nuovo volume di Goffredo Zanchi accolto nella collana Studi e Memorie del Seminario di Bergamo. La casa editrice Glossa è espressione di una facoltà teologica e già nel suo nome, curioso o evocativo, è racchiuso il senso della sua missione. Il nome Glossa, infatti, riprende quello delle glosse, delle note esplicative e aggiunte che in età medievale si ponevano a margine dei manoscritti per spiegare vocaboli e commentare testi. Ponendosi in continuità con questa tradizione, l'attività di Glossa, casa editrice della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, intende essere il commento e l'interpretazione di quella che è la parola prima, originaria e insostituibile della fede, la Sacra Scrittura. In quanto editrice di una facoltà teologica, Glossa accoglie tra le sue pubblicazioni studi di carattere scientifico riguardanti i vari temi di teologia, di filosofia, di spiritualità. La Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo fornisce sempre ottimi studi adatti alla pubblicazione nelle collane di Glossa, e di queste collane ne cura direttamente due,
In particolare, la collana Studi e Memorie del Seminario di Bergamo, in cui lo studio di Goffredo Zanchi è inserito, raccoglie meticolose ricerche e approfondimenti riguardanti la storia della chiesa locale della diocesi di Bergamo e le numerose figure di santità che l'hanno animata, lasciando un'eredità spirituale notevole e duratura. Lo studio della storia locale non è marginale nel panorama della missio di Glossa, in quanto è proprio nello studio delle effettive storie di santità, o se vogliamo della santità incarnata, che si può riconoscere la forma effettiva che la fede assume. Pare un paradosso, ma dallo studio del passato si scopre e si impara a scoprire come la fede si presenti sempre in forme nuove e originali che non si esauriscono nel passato, ma parlano ancora all'oggi e illuminano il domani. Un'ultima nota. Il tema della presenza e dell'impegno della donna nella Chiesa è molto attuale. Il volume di Goffredo Zanchi è dedicato a una santa, a Santa Paola Elisabetta Cerioli, una figura di santità femminile, intraprendente, capace di muoversi nel suo mondo ottocentesco, e di straordinaria fecondità. Certo, si potrà dire che erano altri tempi, ed è vero, ma queste caratteristiche sono auspicabili ancora oggi. E per concludere, una parola di ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito fino qui. Circa 200 persone sono state collegate con noi questa sera, ai professori che ci hanno aiutato ad entrare anche solo inizialmente nella bellezza di questa ricerca e di questa storia, a Monsignor Goffredo Zanchi per il lavoro lungo e dedicato che ha svolto e di cui possiamo godere il frutto, e un grazie anche a Padre Sergio e a Stefano che hanno curato gli aspetti tecnici di questa trasmissione. Chiediamo in conclusione a Santa Paola Elisabetta che accompagni e sostenga ciascuno di noi nella nostra missione di educare le giovani generazioni alla vita e alla fede. E ci diamo appuntamento per questo convegno di cui abbiamo parlato all'inizio e che davvero vogliamo fare appena sarà possibile. Grazie a tutti, buona serata e buon riposo. Madre Paola, mi hai dato la vita, mi hai generato in ogni uomo la speranza, che Dio è Padre d'ama suoi figli, che Dio è Padre d'ama noi suoi figli, che Dio è Padre d'ama noi.